davanti alla sartoria, sotto i colpi della ferocia camorrista e razzista del gruppo di Setola. Gruppo assicurato alle giustizie grazie all'unico sopravvissuto, Joseph Ayengora, che fingendosi morto è riuscito poi a riconoscere e quindi a far arrestare definitivamente tutto il gruppo terrorista. Una strage che non è anche alla collaborazione di giustizia spagnola, uno dei killer, uno degli assassini, quella strage, che racconta come per allenarsi spesso chi deve affermarsi nei gruppi di camorra con il mais nelle pistole punta alle gambe degli immigrati, come per allenarsi e accreditarsi ai killer e al capo della zona si facciano dei furti, delle rapine e delle gambizzazioni ai danni dei neri, perché i neri dalla strage, a 2 anni da quella strage che poi ha spinto il ministro Maroni ad inventare e a portare a Caserta il cosiddetto modello Caserta, ossia questo modello di coordinamento delle forze dell'ordine e di polizia. Ci domandiamo cosa è cambiato. È cambiato, sì, certamente tanti diversi killer, diversi camorristi sono stati assicurati alla giustizia, sono stati arrestati, ma il sistema di questo posto, il sistema, il valore che un lavoratore immigrato o il valore che per la gente hanno gli immigrati di questo posto non è cambiato, è sempre si accentua la discriminazione sociale, si accentua la distanza dalle istituzioni, per cui si scambia ancora una volta le vittime, si scambiano le vittime con i criminali. Qual è il segnale che vogliamo dare e stiamo cercando di dare e comunicare con tanta fatica in questi giorni? Il segnale di un simbolo fermo contro la camorra e il razzismo. Un simbolo di fratellanza vuole essere questa scultura. Allora, voglio aggiungere qualche altra riflessione. Quando voi vedete, ecco, i nostri fratelli africani, uno si pone la domanda: ma perché siete venuti in Italia? È una domanda che io faccio a me stesso. Ma a me piace stare in Italia, ma non sempre sono d'accordo con me stesso. Allora io chiedo a loro: vi piace venire in Italia? Ci piace stare in Italia, va bene. Per quale motivo? È perché in patria, nella loro patria, c'è la guerra, c'è la sofferenza sociale, e poi perché in pratica c'è anche la sofferenza per il sostentamento quotidiano. Ma Allah ha detto sulla Santa Corano: ma mi cotala il naso, ho passato il ad, fatta anna ma cotala il naso jamia, o man aheaha, fatta anna ma ahea il naso jamia. Significa qualcuno è ammassa, un uomo, come è ammassato tutta l'umanità, ma qualcuno che ha salvato un uomo, come ha salvato tutta l'umanità. Per noi immigrati si sente un male sempre male, perché due anni fa ammassato sette immigrati qua, e dopo questo c'è altra cosa che ha fatto da noi, altra parte di qua in Italia. Tutto questo qua non va bene. Se loro hanno protetto, hanno protezione, bene protezione, tutto questo non.
18 settembre 2008, estratti in Calzabattuno. Prima che io debba chiamare questo nome, le farò un minuto di silenzio. Bene. Qua scritto e ricordato queste sei vittime che Camorra uccise. Noi abbiamo Kojo Ousu Uyafi, nato in Kwanza, Ghana, 05-05-1980. Casa Vaturno, 18 settembre 2008. Ibrahim Alagi, nato Kumasi, Ghana, 16 agosto 1989, Calzabattuno, 18 agosto e settembre 2008. Karim Yakubu Awanga, Nkwanza, Ghana, 09/06/1980. Calzabattuno, 18 settembre 2008. Kwame Enchi Julius. Kwame Enchi Julius, Nkwanza, 24/11/1977. Justice Sonny Abu Kumasi, 01/12/1982. Eric Efungiabua Pela Kumasi, 12/09/1983. Quello là che è finito, Christopher Ayembura, Christopher Joseph Ayembura, quello ancora sai in casa per medicazione. Thank you all, and on behalf of ex Canapificio Social Center in Caseta, and also on behalf of the family of our past away brothers and Africa community, we want to thank all of you who has done it upon yourself to come to witness this very memorial day. We want to thank our Roman fathers and also the Roman Catholic Church that has put it upon themselves to join us in this very memory. It is pure clearly that our gathering here has proved to the Camorra group or the Italians who are just played this wickedness on our brothers. Our love for them is more stronger than their bullets. They can try to paralyze us not to live physically, but spiritually within our heart, we love them so much. And we want to tell them that they cannot kill our love for our brothers. They can see us physically and show thanks unto us, but they can't locate our hearts, they can't locate our love, and they can't locate our passion for them. And we want to assure them that they can wipe these people from the planet Earth, but their memories are still burning in our hearts. And we want to tell them that we love them. They have forgotten them, but we did not forget them. We will always continue to remember them. And this is how to prove that how much we love them. May their soul rest in perfect peace. Solo per dire che siamo qua oggi ad onorare la memoria di sei vittime innocenti di Camorra, sei vittime innocenti della criminalità organizzata, sei ragazzi che avevano più o meno la mia età, che hanno attraversato il mare per provare a trovare qua, per sfuggire di una vita di stenti, di povertà, di guerra, hanno attraversato il mare per trovare in questa terra, nella nostra terra, un futuro migliore, lavoro, e hanno trovato invece purtroppo la morte. E allora io vorrei ringraziare davvero Mimma, Fabio, Centro Sociale Expert, tutte le persone che hanno voluto stamattina costruire questa iniziativa, perché io trovavo davvero scandaloso che a due anni da quella che è stata una vera e propria mattanza, una strage, non si era trovata ancora l'occasione per ricordare con lacrime, con ricordo la storia di questi ragazzi. E l'occasione di stamattina ci serve esattamente a questo, io credo, a non dimenticare e a immaginare, a pensare, a dire, a gridare che la strada che porta ad un futuro migliore per questa terra passa attraverso la lotta alla camorra, la vittoria
storia della guerra che noi facciamo tutti i giorni, a questa piovra che ci toglie il futuro, che toglie il futuro a questa terra, e passa anche attraverso l'affermazione di diritti. Non si può pensare a un futuro migliore per questa terra, un futuro positivo, finché i diritti, finché il lavoro, finché insomma accadrà come accade, che lavoratori onesti come quelli che sono qui stamattina saranno avvisati da sindaci ignobili come avviene a Castelvolturno, come dei criminali, e quindi c'è tanta strada da fare, e io credo che noi abbiamo il dovere di farla insieme stamattina, l'impegno che noi dobbiamo prendere e di venirla a percorrere insieme. Quindi davvero grazie a tutti voi per tutto quello che fate, e grazie a questi ragazzi che sono qui stamattina e che danno una mano a questa terra a crescere, perché il loro lavoro va nella direzione, diciamo, dello sviluppo e dell'impegno, diciamo, verso un futuro migliore davvero per la provincia di Caserta. Quindi grazie a tutti. È lui che ha delle indagini pericolosissime e farebbe bene ad andare a casa. Oggi Castelvolturno ha delle difficoltà oggettive che tutti riconoscono. C'è una presenza difficile, è un paese difficile, ma le...